È in lutto la sanità fermana. Si è spento all'alba il direttore Vincenzo Rea, che aveva guidato il distretto unico di Area Vasta 4. Poi si era spostato a Rieti nel 2018 per ricoprire il ruolo di direttore sanitario dell'ASL. Lo scorso anno era tornato nelle Marche per andarsene in pensione. Vincenzo Rea, per anni alla guida del distretto sanitario, direttore di macroarea e direttore organizzativo dei servizi sanitari di base, napoletano di origine e nativo di Pomigliano d'Arco, 67 anni. Anni, si è spento stamattina intorno alle 7, dopo essersi occupato di pianificazione e controllo della spesa per l'Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, arrivò nel Fermano, dove ha ricoperto il ruolo di direttore medico del distretto 2 e poi il distretto unico di Area Vasta 4, seguendo anche la direzione organizzativa dei servizi sanitari di base. Tra i tanti progetti portati a termine da Vincenzo Rea nel Fermano, si ricorda in particolare la trasformazione dell'ex ospedale di Montegranaro in Casa della Salute. Insieme all'ex direttore dell'Area Vasta 4, Licio Livini, si era occupato di incrementare i servizi lungo la costa nel periodo estivo, coordinando il piano di sicurezza con un raddoppiamento di presenze di guardie mediche e un aumento di defibrillatori sulle spiagge. Un impegno il suo rivolto anche ai disabili e agli stranieri. Da parte di tutta l'Area Vasta e di tutta la sanità fermana, il grande cordoglio per questa improvvisa perdita.